Qui ci troviamo nel forte Monte Tesoro, si trova a nord di Verona, si sale dalla Valpolicella e ci si colloca sulle dorsali della Lessinia. Un'area che il comune di Sant'Anna a fine 2013 ha acquisito tramite il federalismo demaniale attraverso un accordo di programma con il Demanio e il Ministero della Cultura. Vengono realizzati tra il 1905 e il 1911 una serie di fortificazioni, partendo dal Forte Masua, che appunto è prospiciente la Val d'Adige, il Forte Tesoro, che è il luogo dove ci troviamo. L'amministrazione ha puntato molto su questo recupero tramite un impegno economico considerevole con i fondi della Grande Guerra, i fondi dei comuni confinanti. I lavori di recupero sono stati iniziati nel 2016 e dopo circa un anno di lavoro abbiamo raggiunto, io penso, un risultato soddisfacente. Un filo di luce red che ha una caratteristica che queste linee curve, concave e poi anfratte. Il criterio di recupero è stato quello di conservare la struttura nei suoi aspetti, diciamo, storici e di poter inserire solo la parte tecnologica. L'involucro rimane nella sua interezza visitabile sia nei livelli dei tre piani che lo costituiscono sia nella parte sommitale dalla quale si guarda a 360 gradi il paesaggio, dalla pianura in cui in profondità si vede Verona, la dorsale del Monte Pastello, il Monte Baldo, per poi ripartire sulla catena lessinica. Forte nato per difendere questo territorio e che oggi costituisce un punto straordinario di valore paesaggistico, oltre che storico, e che costituisce sicuramente una grande opportunità per questo territorio.